a Isernia alla Strada Disco Club, serata anni 80-90, organizzata da Malibu Staff. News della Valle presente questa sera, Joe Squillo, che ha lietato la serata isernina, revocati i mitici anni 80-90, un'organizzazione perfetta da parte del Malibu Staff. La Strada Disco Club offre serate divertenti ai giovani e meno giovani della provincia di Isernia e naturalmente sarà un inverno ricco di sorprese. Joe Squillo alla Strada Disco Club a Isernia, è stata mai in questa realtà territoriale? Sono passata e soprattutto l'ho vissuta nei tempi in cui era il momento della grande moda del Made in Italy italiano, che spesso era fatto proprio da questa realtà meravigliosa che era Isernia. Spero di ritrovarla ancora così attiva e così presente. E trovo il luogo bellissimo perché ho mangiato bene, sono stata bene, sono stata accolta con grande affettività e quindi sono felice di essere qua. Cantante, esperta di moda, conduttrice televisiva, ha vissuto gli anni magici, gli anni 80-90, questa è una serata dedicata ai trentenni. Quale messaggio lanciamo a questi ragazzotti un po' cresciuti? Che bello, i nuovi uomini, no? Sono gli uomini del presente e del futuro, di tramandare quello che è la magia, i grandi valori, le cose belle che ci ha dato la musica. La musica ci ha dato la possibilità di essere ciò che volevamo essere e di traghettarci in una realtà di libertà, ma anche di rispetto, quindi una libertà fatta di rispetto. Oggi non ci sono forse più regole, probabilmente è tutto un po' sdoganato fin troppo, e quindi forse mantenere anche un decoro come la musica ci ha insegnato, per poter poi dopo essere davvero più liberi di fare una vita migliore e soprattutto di essere persone migliori. Infine, noi siamo l'emittente più seguita della provincia di Isernia, News della Valle, Alto Sangro e TV Molise. Vi chiedo un saluto per i nostri telespettatori. Ah, ma che bello, vi voglio tanto bene, tanti baci, tutti belli dalla vostra Joe Squillo, con tanta energia, emozione e veramente seguitemi sempre anche sui social, facciamo tante iniziative. Adesso il momento ovviamente è dedicato contro la violenza sulle donne, non è soltanto questo il giorno per dire no alla violenza sulle donne, ogni giorno bisogna dirlo e soprattutto bisogna praticarlo nelle nostre case e soprattutto bisogna che gli uomini si impegnino di più.